Bentrovati, questo è il notiziario Adi che ritorna per trattare i temi di attualità alla luce della Bibbia, della parola di Dio. E apriamo questo numero con il sommario. Il tema dei rifugiati richiedenti asilo continua ad essere trattato da tutte le testate giornalistiche. Dopo la nave Aquarius, tante altre imbarcazioni al centro delle attenzioni internazionali. I mondiali di calcio in Russia stanno attirando milioni di persone da tutto il mondo, un'occasione questa che può essere utile anche per l'annuncio del Vangelo. Quando un selfie scatena l'ira del web, è quello che è accaduto nuovamente in questo ultimo periodo, lasciando spazio alle considerazioni sull'etica e sull'egocentrismo alla luce della Bibbia. E tornati in studio, trattiamo il primo titolo di questo numero. Parliamo del delicato tema dei rifugiati richiedenti asilo. Seguiamo il servizio. Il tema dell'immigrazione continua a dividere l'opinione pubblica e nei giorni scorsi ha visto accendere i riflettori dei media internazionali sul caso Aquarius. Domenica 17 maggio, 629 persone hanno raggiunto il porto di Valencia a bordo della nave Aquarius. Soccorsi in mare aperto da SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, i migranti di 32 nazionalità diverse avevano lasciato le coste libiche a bordo di barconi di fortuna. La nave gestita dalle due ONG ha visto rimbalzare le responsabilità dell'accoglienza in un lungo braccio di ferro tra diversi governi europei. La situazione, in stallo oramai da giorni, ha visto risoluzione nell'intervento del governo spagnolo che ha aperto all'Aquarius il porto di Valencia. Una traversata lunga e difficile, quella nelle acque del Mediterraneo, che è stata documentata sui canali social di Medici Senza Frontiere e dei media internazionali. Le immagini registrate durante salvataggio e poi a bordo della nave testimoniano tutta la voglia di speranza dei 629 migranti, uomini, donne e bambini e famiglie intere che hanno subito ogni forma di atrocità nei loro paesi di origine e in Libia, in attesa di intraprendere la via del mare. Le immagini condivise sui social media mostrano anche dei gruppi di cristiani nigeriani che hanno cantato e ringraziato Dio mentre si avvicinavano al porto. Visibilmente commossi e riconoscenti, gli ospiti della nave si sono stretti in una preghiera di riconoscenza a Dio, condividendo il momento con tutti i presenti, anche i non professanti la stessa fede. Dopo aver visto le Baleari in lontananza, si legge su Twitter, i nigeriani hanno improvvisato un gruppo per rendere grazie per la vita. Musulmani e membri dell'equipaggio tutti invitati, perché siamo tutti sotto lo stesso sole, dice il pastore. Ciò che colpisce e che fa riflettere, a prescindere da ogni questione politica nella quale non intendiamo assolutamente entrare, è che, nonostante le difficili condizioni, i cristiani presenti sulla nave abbiano reso testimonianza dell'amore di Dio, ringraziandolo di aver raggiunto la terraferma, insieme ai soccorritori che si sono presi cura di loro, salvandoli dal mare e facendo realizzare ad ognuno quanto detto dal salmista. Tu conti i passi della mia vita errante. Raccogli le mie lacrime nell'otre tuo, non le registri forse nel tuo libro? Salmo 56, versetto 8. Cambiamo decisamente argomento, rimaniamo a trattare argomenti di ambito internazionale e ci trasferiamo in Russia, dove si stanno tenendo i campionati mondiali di calcio. I mondiali sono sempre stata un'occasione per attirare milioni e milioni di persone in una determinata nazione e in Russia alcune organizzazioni evangeliche hanno voluto approfittare della circostanza per cercare di raggiungere le persone con il prezioso messaggio del Vangelo. Scopriamo come. 32 squadre da tutto il mondo, più di un milione di visitatori nei primi 4 giorni e la FIFA World Cup Russia 2018. Nazionalità, culture, religioni diverse e una grande occasione parlare di Gesù. Più volte in questo mondiale, come in altre manifestazioni sportive, abbiamo assistito a scene in cui i calciatori non hanno voluto nascondere la loro appartenenza a Dio, come i due giocatori di Belgio e Panama, che a fine partita si sono inginocchiati insieme sul campo e hanno pregato Dio, non vergognandosi delle milioni di persone in tutto il mondo che hanno assistito alla gara. Ma al di là del maxi schermo, in molti vedono nei mondiali una circostanza utile che, se ben sfruttata, potrebbe coadiuvare l'annuncio del messaggio di salvezza in Gesù attraverso attività trasversali e del tutto nuove per il popolo russo. In questa regione del mondo la legge vieta di parlare pubblicamente di Cristo Gesù per le strade, mentre è possibile farlo come piena libertà dentro le chiese. Più di 400 comunità evangeliche russe hanno così aperto le porte dei loro locali ai tifosi che desideravano seguire i match della nazionale, distribuendo, oltre a qualcosa di gustoso per trascorrere il tempo, anche una Bibbia.
nei momenti contigui a quelli di natura sportiva si stanno organizzando occasioni di confronto e dialogo circa il Vangelo, si approfondiscono argomenti biblici e condividono le proprie esperienze per apprendere di più riguardo alla fede in Gesù Cristo. Un'occasione forse irripetibile per le chiese russe di poter annunciare Cristo a un così gran numero di persone di diverse nazionalità, culture e lingue. Sfruttando il via vai di stranieri a cui si lega una temporanea tolleranza di iniziative normalmente vietate, in queste settimane si stanno susseguendo tantissime attività evangelistiche all'aperto che vengono proposte come flash mob organizzate dalla Steiger Union, un'organizzazione cristiana che persegue finalità evangelistiche seguendo l'insegnamento riportato in 2 Timoteo capitolo 4 versetto 2, dove leggiamo: predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Il timore di ripercussioni da parte delle autorità russe per queste iniziative è comunque alto, vista la persistenza della Big Brother Law, che limita sensibilmente le attività religiose fuori dai luoghi di culto, ma, come hanno affermato gli organizzatori, confidiamo nella protezione di Dio. I modi cambiano, si evolvono con la società e la cultura in cui viviamo, ma il messaggio rimane sempre lo stesso. Gesù è l'unico salvatore del mondo. Cambiamo nuovamente argomento, torniamo ad una notizia di cronaca e stavolta lo facciamo con un velo di tristezza. Parliamo di quello che è accaduto attraverso lo scatto di un selfie, di un autoscatto, per il quale il web si è indignato, ma questo ha dato spazio a delle riflessioni sull'egocentrismo e sull'egoismo che sta caratterizzando la nostra contemporanea società dell'apparenza. Seguiamo. Una donna, appena travolta da un treno, giace sui binari. Qualche metro più in là, sulla banchina, un ragazzo scatta un selfie per immortalare l'accaduto. Sembra la trama di un film, ma è successo realmente alla stazione ferroviaria di Piacenza. Il selfie incriminato ritraeva il giovane che faceva segno di vittoria con la mano, con alle spalle la donna e i paramedici giunti sul posto per soccorrerla. Immediato l'intervento della Polfer, che ha fermato il ragazzo e cancellato la foto dal suo smartphone prima che potesse pubblicarla sui social. Il gesto del giovane però non è passato inosservato, scatenando l'indignazione del web. La parola selfie è entrata a far parte del vocabolario internazionale e sostituisce l'ormai dimenticato autoscatto, andando ben al di là del suo significato letterale. Una moda, quella del selfie, che spopola negli ultimi anni, parallelamente all'incremento dell'uso dei social network, tanto da vedere istituita la giornata mondiale del selfie. Una moda che vede accendersi sempre di più l'interesse di psicologi e sociologi. Ma in che modo il selfie può influenzare la vita di una persona? Bisogno di autoaffermazione, voglia di piacere, desiderio di raccontarsi. Sono questi, secondo gli esperti, i principali aspetti che spiegherebbero il fenomeno. Il desiderio di sentirsi apprezzati dagli altri è probabilmente uno dei temi più affrontati in psicologia e nell'epoca dei social si fonde con la ricerca spasmodica di consensi e followers. Certamente il selfie e l'uso dei social non vanno demonizzati, ma come ogni altra cosa, l'uso smodato ed incontrollato porta alla dipendenza, ad un uso improprio e a volte dannoso, come per la vicenda di Piacenza. Non a caso, uno studio pubblicato sull'International Journal of Mental Health and Addiction definisce selfite cronica l'incontrollabile bisogno di scattare foto a se stessi 24 ore su 24, postandole sui social network più di 6 volte al giorno. Come in ogni altro aspetto, è importante fare un uso equilibrato degli strumenti a nostra disposizione, perché la vita virtuale non sostituisce quella reale e il numero di like non è necessariamente sinonimo di approvazione. E di fronte a circostanze come quelle di cui abbiamo parlato, non possiamo che riflettere sulla poca importanza che la società di oggi riconosce al valore della vita in tutti i suoi aspetti. In riferimento alla piena realizzazione della vita, la Bibbia ci ricorda che l'unico modo affinché l'esistenza abbia valore eterno è vivere in Cristo Gesù, che dice: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza».
Bene, con questa riflessione si conclude questo numero del notiziario Adi. Se questo numero vi è piaciuto, condividetelo anche sulle vostre pagine, i vostri profili social, mettendo like e suggerendolo ai vostri amici. Continuate a seguirci e scriveteci a notiziario@assembleedidio.org. Potete anche seguirci attraverso il portale www.dmrt.it, oltre che www.assembleedidio.org. Grazie per essere stati con noi. Al prossimo numero.